Un cordiale saluto agli amici di 360 Web TV. Riprendono i nostri appuntamenti qui in redazione da noi e siamo stamattina con il consigliere comunale di Pontecagnano Faiano, Adolfo Citro. Grazie per avere accettato l'invito. È reduce da una dichiarazione di indipendenza in consiglio comunale dello scorso mercoledì e vogliamo un po', insomma, approfondire quali sono le ragioni di questa scelta. Adolfo Citro ha lasciato Campania Libera, quindi non è più capogruppo di conseguenza, e vorremmo capire un po' quali sono i motivi di questa scelta. Buongiorno a tutti, buongiorno ai cittadini di Pontecagnano. Innanzitutto mi piace sempre iniziare con un atto di responsabilità. Chiedo scusa alla redazione che tante volte mi ha invitato per potermi esprimere, ma era doveroso e giusto attendere la sede istituzionale per poi poter dare la possibilità a voi di ascoltare. E quindi vi ringrazio di questa opportunità e soprattutto mi scuso per l'attesa. Un'altra scusa diciamo, la voglio fare ai cittadini di Pontecagnano. Per quale motivo? Noi viviamo un momento terribile, oltre che sanitario, sociale ed economico. Io sono una partita IVA, vendo prodotti per l'estetica, quindi è chiaro che rientro tra quelle categorie che soffrono di più. Ma se in queste settimane ho sollevato delle criticità, questo non ha tolto assolutamente il nostro tempo, il nostro impegno ad essere in prima linea e mettere sempre come priorità la pandemia. Naturalmente, esporre delle criticità può essere solo utile per migliorare l'attività anche rispetto alla pandemia. Quindi ci tenevo a fare questa precisazione perché mi immagino, Stefania, che chi sta dall'altra parte oggi ha tanti problemi e quindi magari si annoia pure ad ascoltare vicende politiche, però ci tenevo a dire che sono attività che noi facciamo comunque per migliorare. Certo. E uno dei motivi, insomma, definiamo la frattura perché in qualche modo lo è forse la mancanza di condivisione delle scelte da parte dell'amministrazione. Allora, io non faccio altro stamattina che ribadire un po' quello che ho detto in Consiglio Comunale. Partiamo dal primo punto, progetto politico. Io ho evidenziato all'assise comunale la necessità di ricordare che noi ci siamo candidati, siamo partiti dal 2013 la prima volta e poi successivamente nel 2018, per creare un'alternativa di governo alla città, soprattutto fondata su quello che era un radicale cambiamento del metodo. Questo per dire che cosa? Che durante questi 2 anni e mezzo ormai passati, chiaramente io all'interno delle sedi opportune ho sempre evidenziato quando magari ci siamo spostati da quello che era il percorso, a volte anche con scontri interni, ma semplicemente per ricordare a chi fa parte di questo governo della città che noi abbiamo promesso ai nostri elettori di agire e di lavorare in maniera differente. Quindi questo è stato. Dopo 2 anni e mezzo, chiaramente, ripetendo spesso alcune esigenze e mettendo in evidenza alcune criticità, che quali erano sostanzialmente? Facciamo capire ai cittadini. Poca condivisione delle scelte e soprattutto arrivare spesso a ricevere aggiornamenti, che è un termine che è stato tanto usato in questi 2 anni e mezzo, di scelte magari già fatte, io ho precisato, con altri enti o con altri. Allora, rispetto a questo, e non voglio uscire fuori dal tema, altrimenti risulta difficile per chi ci ascolta, una preventiva condivisione, perché è chiaro che su alcuni argomenti e soprattutto sui grandi temi, noi siamo di Pontecagnano, dobbiamo garantire ai nostri cittadini che le scelte si facciano con la più ampia condivisione possibile. Quindi questo è stato un altro elemento. Inoltre,
è stato fatto un utilizzo anche da parte, diciamo, nostra di Facebook o di WhatsApp, che l'ho detto anche in consiglio comunale, sono strumenti utili sicuramente, ma un consigliere comunale deve essere messo nella condizione di poter affrontare i temi, discuterli, magari anche scontrarsi, ma poter arrivare poi alla fine con una discussione che porti a una conclusione, a una sintesi effettiva della discussione. Perché le dimissioni? Chiaramente ci fu un documento politico che voi spesso avete ricordato, questo documento evidenziava queste criticità. Dopo il documento avvengono altri fatti e altri atti amministrativi, e soprattutto c'è una continuità nella mancanza di condivisione, tant'è che a distanza di pochi giorni dovevamo fare un consiglio comunale ed un tema molto importante, che tra l'altro c'è stato un grande lavoro del gruppo di lavoro che era stato creato esterno del consiglio di amministrazione, c'era un argomento che era la farmacia comunale. Noi ci siamo ritrovati a essere invitati il 21 di dicembre, quando poi il consiglio comunale c'era il 30. Vi lascio immaginare, feste di Natale, tutto quello che c'è in mezzo, praticamente discussione di quell'argomento pari a zero. Potrei elencare altre situazioni: ci sono state le dimissioni di un assessore, c'è stato lo strappo da parte mia non presentandomi a quel consiglio comunale, quindi io mi prendo la mia responsabilità. C'è stata la dimissione di un altro consigliere comunale, quindi io penso che anche rispetto a queste situazioni politiche che si sono determinate, probabilmente, dico anzi sicuramente, andavano affrontate con un tavolo politico, con tutta la coalizione. Non siamo pedine che veniamo spostate da un partito all'altro, e quindi chiaramente anche lì c'è stata una continuità nella mancanza di condivisione. Poi che i miei colleghi hanno deciso di fare finta e di guardare dall'altra parte, chiaramente ognuno agisce rispondendo alla propria, al proprio modo di fare e alla propria coscienza. Dimissioni. Perché dimissioni? Chiaramente quando un consigliere comunale è delegato del sindaco, per le motivazioni che ho spiegato, non va in consiglio comunale, io le regole della politica voglio che si applicano, ma sono il primo ad applicarle. Quindi ho fatto nient'altro che quello che richiede la politica, le dimissioni da consigliere delegato, perché i cittadini devono sapere che io faccio il consigliere comunale, ma avendo delle deleghe del sindaco ho un rapporto di maggiore fiducia da parte del sindaco nei miei confronti. Quindi ho ritenuto giusto e corretto rimettere le mie deleghe, cosa che ho manifestato, diciamo, con una lettera chiara di dimissioni, e allo stesso tempo ho comunicato ai partiti della coalizione che c'era una situazione politica in atto che non vedeva il coinvolgimento delle forze politiche di maggioranza. Devo dire che anche rispetto a questo non c'è stata alcuna risposta da parte né dei partiti della coalizione né da parte del mio movimento, che non è un partito, è un movimento civico, che era Campania Libera. Quindi con rispetto delle figure sono stato naturalmente a confronto con i vertici del movimento, e con grande amicizia e con rispetto ho deciso di comunicargli che avrei lasciato il partito. Lasciando il partito, tecnicamente non sono più capogruppo, ma su questo sono sereno, perché voglio dire, il coinvolgimento può avvenire a prescindere dalla posizione di capogruppo o da semplice consigliere comunale. Tra le decisioni, insomma, che forse sono state oggetto di poca condivisione, c'è anche un po' la scelta dell'ecodistretto. Qual è la posizione del consigliere Citro? Allora, prima di risponderti alla tua domanda, voglio fare un piccolo passo indietro. In che senso? Tra le, diciamo, le criticità, io non voglio dire contestazioni, ma tra le criticità che noi abbiamo espresso al sindaco, noi capigruppo, nel mese di dicembre, c'era proprio la condivisione dei grandi temi. Cioè, voi i cittadini sanno, no, che oltre all'ordinario, dove naturalmente c'è un lavoro continuo da parte degli uffici, da parte nostra, e un'attenzione massima, chiaramente ci sono dei grandi temi. I grandi temi che noi abbiamo espresso anche in campagna elettorale sono il mare, la litoranea, l'aeroporto, quindi lo sviluppo di tutta l'area riguardante l'aeroporto.
quindi la fascia costiera secondo me è una priorità, c'era da affrontare una riqualificazione urbana della città, c'è da affrontare un discorso di viabilità, c'è da dare la giusta importanza al settore dell'agricoltura e soprattutto, mai come in questo momento, c'è da affrontare la questione commercio, che secondo me sono priorità assolute per la vita del nostro paese. Perché ho fatto questo passo indietro? Il PUC, dimenticavo il PUC fondamentale per lo sviluppo del territorio, perché il PUC non significa solo dove decidere dove fare il palazzo, il PUC significa puntare a sviluppare un'area con un concetto e con un'idea globale. Detto ciò, ecodistretto, argomento che nasce dalla prima ora di questa amministrazione. Sull'ecodistretto, se durante questi 2 anni e mezzo ci sono stati degli atti, anche lì atti che noi abbiamo, tra virgolette, voglio usare il termine giusto, subito, perché non li abbiamo mai affrontati con la reale esigenza di capire se era il caso di affrontare questo argomento. Però sull'ecodistretto devo fare 2 riflessioni, cioè ci sono 2 binari che secondo me sono paralleli ma vanno divisi. Allora, il primo binario, quando si è discusso dell'ecodistretto si è parlato di 3 opere che andavano di pari passo, che sono una viabilità, la realizzazione dell'impianto con la decisione di dove ubicarlo, se farlo, e la realizzazione, la conversione dell'impianto di Sardone. Allora, su questo io già ho tanti dubbi e li ho sempre espressi, e cioè, innanzitutto, se vogliamo discutere che va fatto rispetto a questi punti, dobbiamo avere una garanzia massima che queste cose possano avvenire. Poi potrei discutere per mezz'ora, perché i comuni che vanno a, anche la scelta di quali comuni vanno a conferire, nel senso, non nel senso della scelta dei comuni, anche i comuni non potranno mai garantire una raccolta differenziata spinta, come spesso viene utilizzato questo termine. Però voglio tornare all'argomento, non voglio entrare nei dettagli, altrimenti diventa difficile. Allora, parliamo della scelta, ma la scelta ha anche, diciamo, non è una priorità, cioè non ce l'ha ordinato il medico, scusatemi la franchezza, perché ce ne sono altre di priorità. E attenzione, non è che chi dice che bisogna riflettere, bisogna discutere è ignorante. Chi discute e affronta gli argomenti può essere anche ignorante in materia, ma è proprio per questo che vuole capire. E questo è un binario. Adesso ce n'è un altro. Ma rispetto alla scelta che bisogna fare, ma siamo veramente certi che non ci sono alternative? Perché le alternative, che spesso ci stanno delle associazioni che già sono un po' di tempo che sollevano, le alternative che sono state sollevate, io non mi ricordo che sono state mai prese in considerazione, perché quando alcune associazioni, partiti hanno sollevato delle criticità, non è che quelli sono alternative che solo perché le propone qualcun altro non vanno prese in considerazione. Io nel mio modo di fare, nella mia vita, nella mia etica di vita che ho costruito, ho saputo sempre ascoltare gli altri, quindi lo pretendo e lo faccio. Quindi da questo punto di vista io non ho mai detto che sono favorevole, così come non ho mai detto che sono contrario. Ho detto che non è necessario, non è una priorità, e attenzione, non è che la puzza di Sardone deve giustificare la realizzazione di un altro mostro, perché si può chiamare transizione ecologica, si può chiamare, cioè cambiare i termini non significa cambiare il concetto. Quindi per me è un'azione da fare, no, ponderata. Di più, il cittadino non gli basta questo, i cittadini vogliono garanzie assolute, cosa che io ho già detto in un consiglio comunale, dove ho precisato la garanzia. Io sono certo, perché premesso, sono certo che sia il sindaco, tutta l'amministrazione e anche le forze di minoranza o opposizione, come le vogliamo chiamare, io sono certo che agiscono sempre perché vogliono garantire il bene della nostra città. Ma sono argomenti che vanno approfonditi, sviscerati, rivisti, affrontati, valutati e rivalutati. Questo è il mio pensiero. Quindi io non sono un no a prescindere, io sono per questi ragionamenti. E confermo il fatto che se in questi 2 anni e mezzo avessimo affrontato
gli altri temi, il PUC, il mare, allo stesso modo e con lo stesso interesse, forse eravamo anche più credibili, cara Stefania, perché obiettivamente io faccio il consigliere comunale, così come i miei colleghi, perché non mi possono smentire, faccio il consigliere comunale, vengo a conoscenza di scelte e di situazioni relative all'aeroporto o della fascia costiera su Facebook. Mai ci siamo seduti per gestire lo sviluppo del territorio di Ponte Cagnano, Faiano, riguardante l'area dell'aeroporto. È inutile fare le foto col sindaco di Bellizzi, perché il sindaco di Bellizzi la pianificazione a modo suo e tutelando la sua città su quell'area la sta facendo. Questa è la verità, io non scappo dalla verità. Poi se qualcuno, perché dico la verità, ha deciso che mi vuole mettere all'opposizione, ben venga, però attenzione. È chiaro e voglio dire ai cittadini che le discussioni io le affronto, io non vengo meno agli incontri, agli scontri e ai confronti, ma ho sempre da difendere prima la dignità, la mia coscienza e quello che ho promesso alle persone che incontro per strada. Perché la mediazione esiste, l'ho detto in Consiglio Comunale, esiste la sintesi, ma non mi viene a portare una sintesi di una decisione già presa. Questo l'ho detto in una riunione interna, l'ho detto in Consiglio Comunale e lo ribadisco oggi. Io ho voglia che questo paese decolli nel vero senso della parola, no per slogan e no per sensibilità, ecco, usiamo questo termine, perché i cittadini sono contenti che hanno delle persone che governano sensibili, ma noi dobbiamo evidenziare altre cose, dobbiamo evidenziare che sappiamo governare, che abbiamo la capacità di dire a chi sa più in alto di noi no, perché su questo punto la filiera istituzionale io la rispetto, è necessaria, perché questo lo voglio ribadire, la filiera istituzionale è fondamentale, perché quando un comune, una provincia, una regione collaborano, chiaramente il territorio avrà tanti benefici. E devo anche dire con onestà che se abbiamo avuto una serie di finanziamenti va fatto un elogio all'ufficio lavori pubblici, all'assessore dei lavori pubblici, al sindaco e a tutti quelli che si stanno impegnando. Quindi io voglio riconoscere sempre le cose fatte bene, ma allo stesso modo io non posso immaginare che la filiera istituzionale la debba subire. Un altro argomento, mare. È un anno e mezzo ormai che abbiamo il problema del ponte ASA. Io capisco la burocrazia, capisco le difficoltà amministrative, che vi posso garantire, cari cittadini, sono tantissime, quindi bisogna sempre dire la verità. Però anche lì, ma può essere mai che noi come comune di Ponte Cagnano, nonostante abbiamo una situazione dal punto di vista turistica praticamente ferma, adesso affronteremo un'altra estate con questa situazione? Quindi che cosa voglio dire con questo? Apriamo una discussione subito, un tavolo, questo è il confronto di cui parlo io, e decidiamo cosa fare, perché io già oggi vi dico che secondo me il ponte ASA, i lavori, ben venga che finalmente sono stati appaltati, vanno fatti a settembre, perché è inutile iniziare dei lavori durante il pieno dell'estate, dove noi non siamo riusciti a garantire manco un semaforo alternativo per creare una viabilità, perché è una strada provinciale e quindi non dipende dal nostro operato. Però ciò non toglie che sono argomenti che vanno approfonditi. Beh, Adolfo, hai analizzato, insomma, hai toccato punti importanti per lo sviluppo di Ponte Cagnano Faiano, però ovviamente la tua scelta, insomma, di indipendenza rimarrà tale, o hai in mente delle nuove collocazioni che poi delineeranno anche nuovi scenari in Assise? Allora, rispetto alla collocazione politica, è un tatticismo della politica e quindi chiaramente ai cittadini interessa poco, però è giusto darti una risposta chiara. Dal punto di vista politico, io mi sono dichiarato di questa maggioranza a supporto dei grandi temi, analizzando il metodo e il merito dei provvedimenti.
chiaramente questa mia scelta di indipendente è proprio passo tra virgolette di lato, ma io nel consiglio comunale, e lo ribadisco adesso, ho fatto una proposta di rilancio, di confronto, per ottenere un rilancio ancora più forte rispetto a delle scelte, per avere una partecipazione attiva. E naturalmente nessuno ha mai negato la partecipazione democratica, quindi esprimere sempre il nostro pensiero. Quindi io auguro e auspico da parte della maggioranza un cambio di passo anche nel rapporto nei miei confronti. Sono certo che tutti vogliamo lo stesso, abbiamo lo stesso obiettivo. Poi mi chiedi del partito. Guarda, non voglio essere populista, però chi mi conosce, anche chi sta dietro la telecamera, mi conosce da bambino. Io ho avuto già delle sollecitazioni, delle richieste, insomma, sono fiero del fatto che molti hanno chiesto di fare delle scelte politiche. Però io ti dico, e concludo magari in questo modo, il mio partito dal primo giorno, in virtù di quel progetto politico che ho sostenuto dal 2013 e poi ripeto il 2018, è Pontecagnano Faiano. E gli iscritti, per me, le persone a cui io devo dare conto, sono i cittadini che incontro giornalieramente per strada, che mi fanno richieste rispetto a quello che sarà lo sviluppo del territorio, e io a questo partito che voglio dare risposte. Poi chiaramente la politica richiede delle collocazioni, vedremo in futuro. Io al momento sono diciamo, disponibile a dare il mio supporto, come ho sempre fatto, anche in maniera critica, perché a volte la critica deve essere considerata come dire leale, perché chi critica vuol dire che vuole aggiustare le cose. Io vi ringrazio ancora una volta, ringrazio i cittadini che hanno pazienza di sentire tutte queste chiacchiere in questo momento. Sono naturalmente, spero che rispetto a questa pandemia ne usciamo presto. Anche qui voglio dire che il comune di Pontecagnano, quindi il sindaco, tutta l'amministrazione, stiamo cercando di fare il massimo. Non ultimo, mi piace riconoscere le cose fatte bene, non ultimo la struttura creata per i vaccini, quindi speriamo solo che arrivino, speriamo che mettiamo in sicurezza tutti quanti prima possibile. E naturalmente, allo stesso modo, come dice mia moglie, bisogna lavorare su due fronti: da un lato la pandemia, dall'altro lavoriamo per fare in modo da trovarci pronti alla ripresa con la nostra città. Grazie e saluto tutti. Mi sembra, insomma, il miglior auspicio anche in vista delle festività pasquali. Grazie e mi raccomando, l'informazione è targata 360 Web TV.